Ciao, eccoci qua sul camper. Inizia adesso la mia seconda settimana con Follow Team. Purtroppo questa è l'ultima settimana di Follow Team, ma speriamo di rifarlo. Io spero moltissimo di rifarlo. Adesso stiamo andando al centro team a prendere Jenny e la porteremo a scoprire Assisi. Pare che ci sarà anche una degustazione. Ciao! Centro team. Eccomi, 13. Grazie. Ciao, sono Carlo. Jenny. Sei Jenny? Perfetto, ti rapisco e ti porto da Assisi. Va bene? Va bene? Benissimo. Va bene! Sono contento. Cosa ti aspetti dalla giornata di oggi? Imbarazzo. No, imbarazzo! A me piace San Francesco, mi piace proprio lo stile di vita anche dei francescani, i ragazzi che ci sono. Cioè... è un bel mondo. San Francesco a livello mondiale penso che è il santo più conosciuto. Esatto. E più amato da tutti e soprattutto anche da altre religioni. Lui è stato un personaggio che è importante a livello religioso ma soprattutto a livello storico perché ha cambiato completamente il modo di vedere la Chiesa. Il vestito, il saio, questo è il saio. Era il vestito che portava il 99% della gente, la povera gente. Quindi il saio in realtà non è che è una scelta di mettersi una divisa, è come la felpa col cappuccio che ho addosso io. Esatto. Cioè quello che hanno addosso il 90% delle persone. La più importante tradizione natalizia per noi è l'albero, ma soprattutto il presepe. E il primo presepe della storia viene messo in scena, perché si tratta di un presepe vivente, da San Francesco nel 1223 a Greccio. Cioè lui è l'inventore del presepe? Lui è l'inventore del presepe. Cioè è il più grande comunicatore di tutti i tempi. Assolutamente, direi, perché proprio c'era una voglia di comunicare. E dopo tutta questa fatica francescana andiamo a bere del vino. No. Giusto? Giusto. Ti piace il vino? No, sono stemmia. Ma come? Se la tagliamo. Anche solo l'odore. Bruschettina d'olio umbro tipico. Facci con l'olio? Sì, che questo lo gradisco. Cin. Abbiamo appena riaccompagnato Jenny al suo centro team e purtroppo ci tocca lasciare Assisi. Il tour continua e noi di Follow Team adesso andiamo a Viterbo.